Sì, grazie Presidente. Farò un intervento generale per illustrare anche gli emendamenti, in quanto la votazione anche in questo caso sarà lunga e quindi non voglio rubare troppo tempo. Parliamo in questo caso di una procedura che abbiamo previsto di inserire all'interno del regolamento per i centri sportivi municipali per snellire gli affidamenti degli spazi sportivi aggiuntivi rispetto a quelli che sono già oggetto di concessioni. Questa proposta, in realtà depositata qualche tempo fa, è particolarmente attuale perché nel corso di questi mesi, come sappiamo, da febbraio in poi, gli spazi all'aperto per quanto riguarda la pratica sportiva sono diventati molto importanti, anche più importanti di quelli al chiuso, e quindi la Commissione ha individuato attraverso una ricognizione condotta insieme ai municipi 106 spazi sportivi all'aperto all'interno delle aree scolastiche che sono quasi tutti inutilizzati. E quindi in questo momento c'è forte bisogno di questo tipo di spazi e questa procedura arriva nel momento giusto perché appunto prevede di snellire il metodo seguito per l'assegnazione, quindi non il classico avviso pubblico per l'affidamento dei centri sportivi municipali, che come sappiamo ha avuto delle difficoltà in termini di tempo, quindi bandi pubblicati ad aprile di un anno magari sono stati assegnati a settembre dell'anno successivo. E, quindi una procedura più rapida e gli emendamenti, che in questo caso sono 7, anche in questo caso è stato presentato un unico maxi emendamento, ma è stato poi spacchettato, quindi dovremo effettuare 7 votazioni, riguardano in sostanza proprio questa procedura. Inizialmente noi abbiamo previsto uno snellimento evidentemente giudicato eccessivo quindi da parte del Dipartimento, sostanzialmente una sorta di scorrimento della graduatoria proprio con riferimento agli avvisi per l'assegnazione dei centri sportivi municipali quadriennali, quindi gli avvisi classici previsti dal regolamento. Invece il Dipartimento Sport, scusate, ha proposto una procedura più snella, ma una via di mezzo rispetto allo scorrimento automatico, quindi necessiterà comunque di 1 o 2 mesi di tempo per arrivare all'assegnazione. Alcuni municipi di fatto già stanno applicando queste procedure, ad esempio segnalo il settimo municipio che ha in corso una procedura che è molto simile a quella prevista da questa proposta e questo sostanzialmente è in breve l'obiettivo. Quindi sono contento di votarlo oggi perché ecco, tornando alle osservazioni giuste che condivido fatte in occasione della discussione della precedente delibera, stiamo parlando di un provvedimento importante anche per il momento storico che stiamo vivendo, quindi daremo la possibilità alle associazioni sportive di poter offrire i propri servizi in spazi aggiuntivi rispetto a quelli attuali e questo è sicuramente un contributo concreto che sarà molto apprezzato. Ricordo infatti che questi spazi sono assegnati a canoni comunali inferiori a 3 euro l'ora e ovviamente le associazioni devono offrire servizi a tariffe calmierate, quindi sport popolare, sport per tutti e ecco, siamo orgogliosi che con questa proposta aumenteremo ancora di più l'offerta sportiva della capitale. Grazie.